domani al 95esimo forse sapremo molto di più e sapremo come dover affrontare anche l'ultima partita, quale possa essere il nostro obiettivo. Quindi domani è a tutti gli effetti la partita, perché può chiudere un capitolo, aprirne un altro, oppure far rimanere aperto il campionato fino all'ultima giornata. Per il resto, dal punto di vista fisico, la squadra sta bene. L'unico ieri ha preso un trauma, una distorsione alla caviglia rosso, che lo valuteremo fino a domani. Fino a domani, oggi ha lavorato in maniera differenziata. Per il resto sono tutti recuperati, stanno tutti bene, tranne chiaramente i lungodegenti, e mi riferisco a Boà, Cucurullo e Bellucci, che stanno procedendo nei loro percorsi di recupero. Mi aspetto un'Ancona che non si snatura, perché non si è mai snaturata, e quindi è una squadra che sa venirti a pressare. Se recupera palla, sa essere letale nella profondità con giocatori offensivi che abbinano velocità a grande abilità tecnica. Sono pericolosi con gli inserimenti delle mezzale, con gli Iannone, Del Carro, Deramo, insomma chiunque possa giocare. E poi c'è da tenere grande attenzione anche nelle palle native, perché hanno strutture e centimetri, e quindi possono farti male.